Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Futuro nero per gli ultimi 87 lavoratori della Rodia di Ceriano Laghetto, che in un anno non sono riusciti a trovare un impiego alternativo e che a marzo finiranno il periodo di cassa integrazione. Ieri pomeriggio si sono riuniti nella sala consiliare del comune e chiedono sforzi da parte di sindacati e istituzioni per avere accesso al secondo anno di cassa integrazione e avere così un po' più di ossigeno nella ricerca di un nuovo lavoro. Il 23 febbraio prossimo ci sarà un nuovo incontro dei sindacati con i vertici aziendali, dove, in mancanza di sorprese, verranno formalizzati i licenziamenti che scatteranno quindi il 1° aprile. Ha mangiato funghi sott'olio, si è sentito male e in poche ore le sue condizioni sono peggiorate ad tal punto da fargli rischiare la vita. L'uomo, un sessantenne di Melzo, è ricoverato da qualche giorno nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Desio. La prognosi per lui resta riservata, anche se sta lentamente migliorando. A ridurlo in pericolo di vita è stato un banale barattolo di funghi, preparato in casa dalla sua compagna. La conserva ha sprigionato del botulino, un batterio pericoloso che produce una tossina velenosa. Ha preso a sprangate il suo medico curante, accusandolo di non aver curato come avrebbe dovuto la madre, morta 15 anni fa per una grave malattia. Ma non è vero. L'aggressore di 67 anni soffre da tempo di crisi depressive e ora è stato arrestato dai carabinieri mentre vagava come un automa per le strade del centro di Seveso. Il medico è stato aggredito mentre era seduto al volante della sua auto. Tramortito e dolorante sul sedile, il medico di famiglia ha fatto appena in tempo a suonare il clacson della sua auto sportiva, attirando l'attenzione dei passanti e mettendo in fuga il suo aggressore. Sono arrivati anche i carabinieri e solo in quel momento l'aggressore ha gettato a terra la sbarra di ferro e ha cercato di sfuggire. Viaggiavano in autostrada con una pistola sotto il sedile del passeggero. Una bella sorpresa per gli agenti della stradale di Seriate che martedì notte hanno fermato i due uomini a bordo di una Golf all'altezza di Agrate Brianza. A un controllo più approfondito nell'abitacolo è sbucata una pistola con ben 8 colpi nel caricatore. I due non hanno saputo spiegarne la provenienza. Per loro, quindi, un albanese di 25 anni e un pakistano di 31, entrambi incessurati, sono scattate le manette. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 22 gennaio. Sui rilievi cielo sereno, in pianura possibile copertura diffusa per nubi basse, in diminuzione nel corso della giornata. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento tra i meno 4 e 1 grado e massime stazionarie dai 2 ai 5 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione, l'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.